Buongiorno a tutti voi che ascoltate questa puntata della visita agli scaffali, come dice il nostro impegno, il nostro programma, in fondo allo scaffale. Il mio intervento continua con uno sguardo sul mondo dalla Biblioteca dei Cappuccini di Arco. Per gli anni 1985-1970. L'anno 1970 è riportato e ricordato perché in quell'anno la biblioteca è stata spostata nella sede più centrale di Trento, dove poi, insieme alle biblioteche degli altri conventi dei Cappuccini trentini, è stata impostata la nuova biblioteca provinciale. Allora 65.000 volumi, oggi 165-170.000. La biblioteca di Arco quindi era una biblioteca decisamente di dimensioni più ridotte. Per il nostro interesse, ricordo prima di tutto che era una biblioteca di convento, una biblioteca dedicata quindi soprattutto ai sacerdoti che lì abitavano, risiedevano e soprattutto si preparavano per la predicazione. Quindi abbiamo prima di tutto letteratura che riguarda la Sacra Scrittura, la storia della Chiesa, i vari rami, i campi della teologia, della spiritualità, della predicazione. Non vorrei però fermarmi su questa parte. Certamente anche qui ci sono gran numero di titoli, gran numero di autori che vengono un pochino da tutto quello che era allora il mondo cattolico. Il mio intervento è dedicato piuttosto ad altre discipline, alla presenza di letteratura di altre discipline, per capire, per vedere come dalla biblioteca del convento di Arco i frati potevano essere informati e potevano seguire quello che succedeva nel vasto mondo. Ho trovato molti libri interessanti a questo riguardo, poi mi sono anche chiesto se effettivamente quei libri li avessero acquistati i frati loro direttamente, oppure se, come per altri casi, la provenienza di questi libri sarebbe da doni di persone, lasciti. Il che però direbbe comunque che l'interesse per queste materie è un interesse ben profondo e ben documentato, era vivo in tutta la zona. Il mio intervento, molto rapidamente, si dividerà secondo le varie discipline, sui libri che la biblioteca di Arco possedeva nei vari rami della geografia, della storia locale, storia della Chiesa, storia generale, scienze, matematica. C'è un titolo poi ingannevole che si chiama Agricoltura, poi diremo cos'è, due parole sul Rosmini e infine una chiusura, spero di arrivarci nel tempo, sulla predicazione per un aspetto molto particolare. Cominciando allora a presentare, partiamo da alcune edizioni del 1400, alcuni incunaboli che stavano nella biblioteca del convento di Arco, da Vincenzo di Beauvais, lo Speculum Doctrinale, una edizione di Venezia del 1494, a una edizione di Boezio, delle opere di Boezio, 1497-99. Ci sono poi oltre un centinaio di cinquecentine, da Galeno, Cicerone, Edizioni della Bibbia, San Girolamo, San Giovanni Damasceno, San Bonaventura, San Tommaso d'Aquino, Luis de Granada,
Antonino da Firenze, Cornelio Musso, Platina, Storia dei Papi e altri. Ricordo qui semplicemente soltanto un commento delle lezioni, le chiama, sul libro della Sapienza del re Salomone di Holcott, un inglese, un domenicano inglese, 1586, e un raro e prezioso libro dell'Istoria della Cina di un agostiniano spagnolo del 1586, che raccoglieva dall'America Latina, dove era missionario e vescovo, raccoglieva notizie e racconti dei viaggiatori o di chi era stato in Cina, in Giappone, da quelle parti. Continuando, allora, tra i nostri libri di geografia, ricordo sempre per la Cina un volume del Trentino Martino Martini, che scriveva la storia della Cina, noto, un Filippo Ferrari, un nuovo lexicon geographicum, 1694, un dizionario dei nomi di geografia, un bel volumone, che dice dell'interesse e che erano preziosissimi, sappiamo, era anche questo un religioso dei servi di Maria. Insegnava matematica e poi, venendo più vicino a noi, era superiore generale del suo ordine quando a Venezia era scoppiata la storia del contrasto con la Chiesa, del conflitto con la Chiesa, sfociato poi nell'interdetto. Ed era stato lui a dare a Paolo Sarpi il permesso di assumere la carica di consulente teologico della Repubblica. Ancora di geografia, elementi di geografia moderna scritti con nuovo metodo da un Francesco Ghibellini, siamo già però a metà del 1800, venendo un pochino più avanti, il grande Atlante geografico di Visentin. Ma siamo già alle edizioni dell'Istituto Geografico De Agostini. Non sono proprio libri di geografia in senso stretto, ma li mettiamo qui perché hanno questo riferimento lontano. Le lettere persiane, un'edizione francese del 1744 di Charles-Louis de Montesquieu, Le lettres persanes, nelle quali sostanzialmente fa una critica, a volte piuttosto anche pungente, sugli usi che abbiamo, che avevamo, che avevano i nostri antichi qui in Occidente e pensavano di essere proprio sempre i migliori. A questo tipo di letteratura si avvicinano le lettere turche di Germain-François Poulain de Saint-Foix. Ecco, nella geografia poi si capisce anche meglio come funziona la storia e anche qui abbiamo una lunga serie di opere decisamente interessanti. Memorie storiche delle guerre d'Italia del secolo presente. Il secolo presente di Fossati, Giovanni Francesco, era il 1600, scrive nel 41. 1641. Qualche anno dopo, all'inizio del Settecento, scoppia la guerra di successione spagnola e Tucci Francesco pubblica a Colonia, dice il libro, ma è chiaramente un falso quella indicazione, lo spartimento del favoloso leone verificato dal re di Francia nella divisione della monarchia di Spagna. Il re di Spagna stava morendo senza eredi e lì stavano vedendo chi poteva spartirselo. Una storia d'America di Robertson William, 1778, e questo è un contributo molto importante per la conoscenza della storia della Scozia, da dove era originario, e poi della Spagna e dell'America meridionale.
Venendo più vicino, a metà 1800, ci sono altri movimenti. Mario Pieri pubblica la storia del risorgimento della Grecia, movimento che ha portato alla disintegrazione dell'impero ottomano e poi anche alla ricerca di indipendenza di tante nazioni, di tante nazionalità in Europa. Vicino a questi elementi di storia, allora, e di queste novità che cambiavano, ricordiamo un discorso dei doveri degli uomini, i principi di diritto naturale che uscivano in quegli anni, gli interessi per la questione operaia, per gli operai, per la società in genere, a cominciare da un vescovo di Münster, Guglielmo Emanuele Ketteler, rimasto famoso, la questione operaia e il cristianesimo. Scriveva e pubblicava in Italia, cioè veniva pubblicato in Italia nel 1870. Su questa linea ricordiamo un'opera di vescovo di Cremona, Monsignor Geremia Bonomelli, Questioni sociali del giorno. Bonomelli, abbiamo tutta una serie di opere, era un vescovo che si occupava per primo, tra i primi, di queste realtà. Di quei tempi girava molto la massoneria, la sinagoga di Satana, la chiama Leone Merin. E ricordiamo, c'è nella biblioteca, nel fondo della biblioteca di Arco, gli atti del primo congresso antimassonico internazionale tenuto a Trento nel settembre del 1896, pubblicato dai Monauni. Con le edizioni qua trentine, se ne conservano diverse di queste edizioni, ci sono i tre colpi di mazza in capo al socialismo, che viene dimostrato un ammasso di assurdi, nato per fare fiaschi, nemico dei preti perché nemico del popolo, Conferenze popolari di Andrea Sterza, pubblicato questo dagli Artigianelli, 1897. Ci sono poi notizie sulla guerra di Cirenaica e Tripolitania e un curioso elementi di cultura, curioso non tanto magari, elementi di cultura militare, edizione ridotta per le scuole medie inferiori di primo grado di Guido Giussani. Siamo nel 1936 e forse non servono molte altre parole per spiegare di cosa si potesse trattare. Ricordo che vicino a queste opere di storia ci sono anche delle annate di giornali di quegli anni. Ci sono i Königliche Kaiserliche Bote del 1829 e 1834, poi alcune annate della Gazzetta di Milano 1816-1829. Passando dalla storia generale alla storia ecclesiastica, ricorderei l'Huttenus dell'Arvatus, das ist warafte Nachricht, eccetera, eccetera, del 1730. Praticamente è una raccolta degli scritti dei riformatori protestanti del 1500. Si trovano i nomi di Hutten, dal quale viene il titolo Hutten, poi Johannes Reuchlin, Johann Pfefferkorn, Franz von Sickingen, sono tutti i nomi dei riformatori protestanti, oltre o vicini a Lutero e a Calvino, più famosi. Nel secolo, un paio di secoli dopo, si trovano le opere di Ugo Grozio, Grotius, De Veritate Religionis Christiane e De Veritate Religionis Christiane con un'altra edizione. Grozio, naturalista, era della fine, anche lui, della fine del Cinquecento, poi prime Seicento, giurista, filosofo, teologo, umanista, storico, poeta, un grande nome comunque. E la sua attività sta alla base della nascita di quello che oggi viene chiamato il giusnaturalismo moderno,
Qualche critico direbbe che l'ha fatto involontariamente perché non aveva proprio neppure lui idee così chiare. Comunque sul giusnaturalismo moderno e sul diritto internazionale si parla cominciando da lui. Michele Poli era un arciprete di Ala e scriveva, a proposito, un libro in latino, a proposito della sufficienza dell'attrizione per la per ottenere la giustificazione. Sono termini che oggi sentiamo molto raramente, ma si rifanno alla polemica giansenista. Il giansenismo sosteneva una posizione molto rigida, immorale, nelle questioni di morale, e invece c'era l'altra linea che era più comprensiva, più aperta alle situazioni varie dell'uomo, era sostenuta sostanzialmente dai gesuiti. E la disputa si è protratta fino alla fine del Settecento, ma si trova ancora nell'Ottocento, e qualcuno dice che qualcosa c'è ancora ai nostri tempi. Comunque questa è un intervento di questo Michele Poli, arciprete di Ala. Importante, ecco, anche in questa linea, l'opera della regolata devozione dei cristiani, trattato di Lamindo Pritanio, all'altezza serenissima di Maria Anna del Sacro Romano Imperio, principessa di Liechtenstein. Lamindo Pritanio è il nome, lo pseudonimo usato dal noto Ludovico Antonio Muratori, che oltre a tutte le opere di storia che conosciamo è famoso anche per questo, la regolata devozione dei cristiani. Siamo nel Settecento e comincia anche lui a volerci guardare chiaro su tanti comportamenti, su tanti modi di vivere. Fine Settecento si colloca anche, a proposito di movimenti, di correnti, di dispute che ci sono state, l'opera di Johann Nikolaus von Hontheim, più noto con il nome di Febronio, anche lui usava questo pseudonimo. Sostanzialmente metteva in discussione l'autorità suprema del Papa, chiedeva che il Papa avesse una autorità, sì, se vogliamo, ma come di un primus inter pares, in collegio insieme ai vescovi. Andava poi oltre dicendo che i vescovi si sarebbero potuti rivolgere anche ai principi cristiani per sostenere le proprie ragioni, poi ha dovuto cedere, ha fatto atto di sommissione a Papa Pio VI. Con Papa Pio VI siamo alla fine del Settecento, del Settecento, siamo ormai alla Rivoluzione Francese, e si trova qui in Biblioteca d'Arco un libro, Lettere di un solitario sulla Costituzione civile del clero di Francia, dedicato a Monsignor Gian Giacomo, barone di Pizzini, di Tirberg, prelato, eccetera, eccetera, arciprete di mezzo tedesco. La Costituzione civile del clero era una normativa data ai preti francesi dopo la Rivoluzione francese, in modo da avere la loro adesione, dovevano giurare fedeltà. Sappiamo poi in realtà quanti ne sono anche stati esiliati e anche messi a morte perché non volevano aderire. La realtà del progetto di Borgo Fontana si richiama invece a un'altra corrente che girava in Francia, il gallicanesimo. Sarebbe stato anche questo un progetto per dare alla Chiesa francese un'indipendenza maggiore rispetto al papato di Roma. Ci sono i libri di Michel Sauvage, di Gusta Francesco. Baruel Augustin invece è un gesuita, scrive anche lui
tra fine Settecento e primi Ottocento, a proposito del concordato con Napoleone. Anche lui era stato costretto ad uscire e a lasciare la sua congregazione, è stato esule e ha girato un po' dappertutto. La sua opera principale sono le Memorie per la storia del giacobinismo, siamo sempre legati al tempo della Rivoluzione francese, in diversi volumi, un'opera che è stata diffusissima. L'opera invece che abbiamo qui, ci sono anche le memorie, ma l'opera che ricordo qui è sul Papa e i suoi diritti religiosi all'occasione del concordato del 1801 fra Repubblica Francese e la Santa Sede. Nel 1830 scoppiano guerre in Francia a proposito della successione delle pretese lì nella discendenza appunto sul trono di Spagna, e ci sono i gemiti della Chiesa di Spagna, ovvero conversazioni interessanti sulle cose ecclesiastiche dei nostri tempi. Arriviamo qualche anno più avanti, in Italia si sta operando per l'unificazione della penisola e di mezzo c'è il problema di Roma, cosa farne di Roma, del papato e come trattarlo. Francesco Mistrali in 4 volumi pubblica I misteri del Vaticano, sono storie antiche di quegli anni lì, sempre e sempre in questa temperie, c'è, lo ricordiamo, probabilmente l'abbiamo sentito tutti nominare, il sillabo di Pio IX. Pio IX interviene dicendo, condannando tutti quelli che vengono ritenuti gli errori del tempo, tra i quali anche voler eliminare il potere temporale del Papa, eccetera. Moglia Agostino la tirannia repressa dal sillabo di Pio IX. Ci sono poi libri sulle questioni economiche del clero, si cominciava a preoccuparsi di questo, venendo poi invece molto più avanti, sempre per tenere un occhio aperto, l'occhio su quello che succedeva nel mondo, un governo comunista e chiesa cattolica in Cecoslovacchia. Siamo già nel 1950. Alcuni altri libri, beh, li lascio. Anche qui c'è ci sono alcune annate, 1786-92, del Giornale Ecclesiastico di Roma. Storia locale, ricordo soltanto i titoli, Le memorie per le storie della giudicaria di padre Cipriano Gnesotti, lo ricordo perché era un cappuccino di Storo, Il codice dei diritti e di gravi trasgressioni politiche e un codice generale austriaco, codice civile generale austriaco dei primi dell'Ottocento, quando era ripreso il dominio austriaco con nuove legislazioni. Memorie di sacerdoti trentini si trovano in una raccolta che comincia col primo fascicolo alla memoria di Don Giovanni Failoni, parroco emerito, che moriva in Varignano su quel diarco il 19 novembre 1897. Ce ne sono 19 orazioni funebri dedicate a personaggi ecclesiastici e no, utili comunque a ricostruire la storia. C'è una cronochetta di Faver, un'indicazione delle preghiere che dovevano seguire i sacerdoti di Trento in vista del Concilio Vaticano I. Ci sono le leggende, i racconti e leggende di Lorenzo Felicetti, leggende del Trentino. Poi, più avanti, le provvidenze legali per i profughi di guerra, con uno sguardo retrospettivo, annotazione e commenti. Vienna, Comitato di Soccorso per i Profughi Meridionali, 1917. Sono opere che dicono proprio del tempo. Ecco, Rosmini, chiaramente non può mancare,
Nella biblioteca dei Cappuccini, qui di Trento adesso diciamo, sono raccolte, e diverse anche provenienti da Arco, dove c'è l'edizione del 1842 e poi finita nel 1800, delle tutte le opere. Ecco, nella biblioteca invece di centrale qui ci sono 427 opere con autore Rosmini. Chiaramente ci sono doppioni, eccetera, però c'è uno studio di Sebastiano Casara, il sistema filosofico rosminiano, e poi ci sono anche tracce della polemica e dell'opposizione che ha incontrato Rosmini, questa è una cosa nota, di una pastorale vescovile contro Antonio Rosmini, osservazioni uscite da un socio corrispondente dell'Accademia di Rovereto, parlando dell'Accademia, verrebbe da ricordare l'interesse per le lingue e per la lingua in genere che si ritrova nella biblioteca di Arco. Ci sono le copie della vocabolario degli accademici della Crusca del 1740, vocabolario della Crusca sappiamo è il primo tentativo di lingua della lingua moderna italiana ed è tra le prime cose, tra i primi dizionari di questo genere. C'è del 1744 uno studio sulla lingua toscana di Benedetto Buonmattei. Un dizionario, ecco, vicino all'italiano, è chiaro che bisognava tenere sempre il tedesco. C'è un dizionario italo-tedesco ripulito dagli errori delle precedenti edizioni, migliorato per tutto secondo l'ortografia moderna, cioè secondo la nuova edizione del vocabolario della Crusca. Ecco, anche questo. Un altro che ha lasciato un grande segno nella storia della lingua italiana e anche latina era Jacopo Facciolati, era un prete del seminario di Padova. Ortografia moderna, poi lui ha lavorato il Calepino, il dizionario delle sette lingue, e dal suo avvio ha preso strada poi la edizione del Totius Latinitatis Lexicon, che è noto a tutti gli studiosi di latino appena appena di ieri, di Egidio Forcellini. Anche queste opere si trovano in tutte le biblioteche. C'è un nuovo vocabolario italiano di arti e mestieri del 1860. Un nuovo maestro tedesco, grammatica della lingua alemanna ad uso degli italiani, di Jean-Jacques Deuter. Ci sono poi alcune opere curiose. Le Lamentazioni di letteratura. Le Lamentazioni, ossia le notti di Odoardo Young, con aggiunta di altre operette. Questo editore Young ha avuto una grandissima fama e tantissime pubblicazioni. Adesso messo un po' da parte, una letteratura tedesca del 1878, stando al tedesco, una edizione tedesca del Don Chisciotte, Leben und Taten des scharfsinnigen Edlen Don Chisciotte von La Mancia. Ed è curioso trovare un Don Chisciotte in tedesco. Una nuovissima grammatica inglese. L'altro campo al quale purtroppo ormai vedo che il mio tempo per questo resta poco, sarebbe il campo delle scienze. Cominciamo con un geminiano Montanari, l'astrologia convinta di falso, col mezzo di nuove esperienze e ragioni fisico-astronomiche, ossia la caccia del frugnuolo. Ora, il frugnuolo è la lanterna utilizzata per abbagliare gli animali e i pesci durante la caccia o la pesca notturna, e si capisce cosa intendesse il Montanari, che era comunque una persona validissima, astronomo, matematico, anatomista, è stato uno tra i primi a praticare la trasfusione di sangue negli animali, poi
poi si è occupato di meteore, si è occupato di comete, di regolazione di corsi d'acqua in Veneto sul Piave, di ingegneria di monete e anche della misurazione delle variazioni di splendore delle stelle, un uomo decisamente grande. Di fisica sperimentale era più diffusore che ricercatore diretto, Adolphe Ganot, con il suo trattato elementare di fisica sperimentale ed applicata di meteorologia, con 400 figure a illustrare il testo. Ci sono opere di Darwin, Viaggio di un naturalista intorno al mondo e l'espressione dei sentimenti dell'uomo. Non c'è il titolo più famoso sulla origine delle specie. Stoppani, Antonio Stoppani, Acqua ed aria, ossia la purezza del mare e dell'atmosfera fin dai primordi del mondo animato, sono conferenze. Stoppani aveva molti riferimenti in Trentino, era un ammiratore di Rosmini, anche lui aveva amici tra i frati Cappuccini, anche a Rovereto, e le sue opere, sappiamo, Il bel paese in particolare, sono stati tra i libri più diffusi in Italia. Un altro grande studioso di meteorologia in particolare, padre Francesco Denza. Padre Francesco Denza, dunque, nasce a Napoli, a 16 anni è diplomato ingegnere di ponti e strade, entra tra i Barnabiti e diventa sacerdote. A 23 anni, con il massimo dei voti, si laurea in fisica a Torino e comincia la sua attività. Installa un osservatorio meteorologico lì in Piemonte, fa misurazioni sulle stelle cadenti, sulla sismologia, sul geomagnetismo, e viene chiamato a Roma ed è lui che progetta la rinascita della specola vaticana. E, questo è da ricordare, installa il telescopio rifrattore di 30 cm di diametro, tuttora in uso, insieme ad altri strumenti. Qui abbiamo le armonie dei cieli. Dal Piaz, nato a Trento ma originario della famiglia della Val di Non, invece si occupava di mineralogia, insegnava all'Università di Padova mineralogia, geologia in genere, ed era notissimo in tutta Europa. Per la matematica abbiamo gli scritti di Genovesi, Elementa Metafisice, anche questo un altro grande, originario delle parti di Salerno, poi vissuto a Napoli, anche questo, prima, ha avuto la prima cattedra di economia, era sacerdote. Studiava metafisica, insegnava metafisica e teologia, aveva incominciato studiando diritto e poi si è dato a questo altro tipo di scienze. Le sue lezioni sono state tradotte. Saggio di filosofia delle matematiche era di un altro trentino, Giuseppe Calza, un rosminiano nato a Villa Lagarina e morto poi a Domodossola. Sempre stando nel campo, c'è un'algebra for beginners di Isaac Todd Hunter in inglese e un trattato di aritmetica e algebra di un autore nato in Slovenia. L'ultimo campo è quello della medicina. Anche qui c'è una bella raccolta di libri. Si va da un dispensario del 1670, opera a speziali necessaria per comporre medicamenti e conoscere i semplici. Sono le prime pubblicazioni. Cordo era tedesco, vissuto nel 500, medico, chimico, botanico. Antonio de Sgobbis invece era
farmacista poi alla fine, e pubblica un universale teatro farmaceutico, fondato sopra le preparazioni farmaceutiche scritte dai medici antichi greci e arabi, da Galeno, Mensue, eccetera, coadiutore dell'Officina Farmaceutica Pontificia. Raccolta questa di tutte le preparazioni farmaceutiche conosciute e usate nel Seicento. Di chirurgia invece era esperto Filippo Masiero e lavorava nel Pio Ospitale di San Francesco Grande di Padova nel 1700. Gerli Fulvio è il traduttore della scuola salernitana, delle lezioni della scuola salernitana, un volume in materia molto diffuso, la regola sanitaria salernitana. Un trattato di materia medica sui medicamenti semplici, storie, virtù e uso di Etienne François Geoffroy. Giovanni Battista Cappello, lessico farmaceutico-chimico, gli rimedi più usati tutt'oggi. Poi c'è una farmacopea austriaco-provincialis, 1774. Questa sembra avere un carattere particolare, preparata e uscita probabilmente a seguito di nuove indicazioni ministeriali. Ha avuto diverse riedizioni. C'è un'opera in tedesco, Untersuchungen über Pathogenie oder Einleitung in die medizinische Theorie, pubblicata a Francoforte 1798. In latino invece è uno studio sulla scarlattina, uscito nel 1809. Poi c'è La natura della febbre, 1810. Il consulente sanitario, guida pratica per conoscere e curare le malattie in assenza del medico, fine 800. E poi tre bei volumi, ben rilegati e ben conservati, dei primi del 1900, Handbuch der Zahnheilkunde, manuale per la cura dei denti. No, sull'agricoltura abbiamo detto che è un titolo falso, la coltivazione del riso, ma era un poemetto di un veronese, Giambattista Spolverini. E qui chiudo. Volevo chiudere con un'altra opera, perché tenerci fuori proprio del tutto dal mondo ecclesiastico, visto che qui siamo in una biblioteca, c'è un bel volume di Carlo Labia, vescovo di Adria, delle imprese pastorali. Le imprese era un modo di predicare fatto usando delle immagini, delle insegne. C'era l'immagine, c'era la scritta, e su quello il predicatore costruiva, ragionava e illustrava, tenendo presenti i suoi interessi e le sue ricerche, eccetera. Perché dicevano, convince di più l'immagine di un morto che il racconto dell'uccisione di 1000 morti. E questo era un sistema che è stato molto in auge per un po' di tempo, poi è stato lasciato perché era un po' macchinoso, però era anche questo il segno di un tempo. Grazie dell'ascolto e scusate la diffusione.